Siamo in compagnia di Fulvia Perillo, oggi nella veste di autrice di quello che è una raccolta, diciamo, di più di una storia. Non è soltanto romanzo, ma è un qualcosa di più, anche a partire dal titolo, Il cuore ha quasi sempre ragione, quindi già è naturalmente è indicativo. È da sottolineare il quasi, perché il cuore sicuramente, perché in questi racconti in tutti c'è il cuore in qualche modo, no? Quindi il sentimento, vari tipi di sentimento, però è un sentimento che non sempre proprio ha ragione, diciamo quasi sempre, qualche volta ha torto, ma va bene lo stesso. Da dove tratto un po' lo spunto per, diciamo, partire con questa serie di racconti? È stato un qualcosa che è nato poco alla volta, non tutto quanto di getto? Sì, è nato un po' alla volta, perché io ho sempre scritto. Questi racconti sono stati scritti via via da ispirazioni momentanee o da qualche ricordo, anche se poi in realtà non sono autobiografici, perché la maggior parte dei racconti è romanzata, quindi sono storie inventate. Però, diciamo, partiva con uno spunto dalla realtà, come sempre, credo che tutti scrivano, a meno che non scrivano di fantasy, credo che scrivano qualcosa che comunque hanno preso che è venuto dalla realtà. E poi da questi, diciamo, ho scritto via via racconti, poi li pubblicavo su Facebook, quindi avevo dei riscontri e poi alla fine è venuta fuori una raccolta. Prima naturalmente di essere qui oggi a Grosseto, questo romanzo già comunque ha avuto un bel riscontro fuori, in una città importante. Sì, ha vinto un premio, cioè questa raccolta di racconti ha vinto un premio, che è il premio Milano International per la sezione raccolte di racconti, e quindi questo è successo a novembre. Io sono stata a ritirare questo premio a Milano, e quindi era tra l'altro un premio abbastanza prestigioso, per cui il premio in realtà consisteva nella pubblicazione, e quindi è stata una soddisfazione. Anche è cominciato già bene, è già cominciato col piede giusto. Diciamo, per certi versi questo potrebbe essere un po' l'inizio di una nuova carriera, dopo quella naturalmente con grande esperienza dal punto di vista medico, dal punto di vista politico istituzionale, adesso anche una collega dal punto di vista di quello che è la scrittura, della narrativa, che sicuramente potrebbe avere anche un riscontro naturalmente anche importante. Diciamo che io mi sono sempre molto divertita a scrivere, tra l'altro questo è il secondo libro, perché nel 2010 era già uscito un romanzo, Volevo un fante di cuori. Io non la vedo come una carriera, però naturalmente è una cosa che mi fa molto piacere, mi fa piacere di scrivere e condividere, perché io penso che a meno che uno non scriva un diario, nessuno scrive per sé, no? Scrive per il piacere anche di condividere quello che è venuto in mente, cioè l'elaborazione anche di quello che uno ha pensato, ha provato, ha sentito. E quindi in questo senso qui, più che una carriera, io la vedo come una fase molto positiva della vita, cioè ho un po' più tempo e quindi mi posso dedicare a questo aspetto. Prossimi impegni per quello che riguarda la presentazione del libro? Il libro sarà presentato sicuramente anche in altre sedi, per ora qui in zona, senz'altro a Castiglione della Pescaia, a Marina, all'Argentario, quindi senza dubbio. E poi probabilmente ci sarà anche una trasferta in Romagna quest'estate. Un'ultima curiosità. Quel quasi, a cosa è più riferito rispetto ai racconti che sono presenti nel libro? Ma un po' a tutto, perché ci sono tante storie che raccontano vicende anche familiari, no? Che magari sembrano, ecco, famiglie, no? Per dire che nel primo racconto ci sono delle famiglie che sembrano perfette, sembra che tutto sia a posto, poi però si scopre qualcosa per cui si vede sì il cuore, però insomma non aveva proprio tutte le ragioni, aveva anche qualche piccolo difetto, ecco, al di là di quello che appare a volte, no?